Salve a tutti ragazzi, bentornati nuovamente nel canale di Gema Gamer. Oggi sono qui a presentarvi la demo di FIFA 16, come mi è stata chiesta già, mi è stata chiesta da due utenti, due iscritti. Ho deciso di accontentarli e quindi giocare una partita a questa demo. Premetto che non ci ho ancora giocato, facciamo una partita breve. Vediamo un po' come si presenta lo schema di gioco. Vediamo come quello dell'anno scorso. Lasciamo tutto così. Lo stadio si può scegliere anche la lunghezza dell'erba. Lasciamo tutto normale, normale. E andiamo subito a giocare. Eccoci qui nell'entrata delle squadre. E come possiamo notare, la grafica di PES non delude mai. Addirittura la scritta nel nome dello stadio. Mamma mia, la grafica davvero colpisce molto. Adesso partiamo, vediamo un po' come si gioca. Ecco, io sono abituato a FIFA in questo momento. Allora, Morata prende palla, qualche giochetto di troppo. È un po' strano a giocare a questo gioco, perché ha un gameplay molto diverso da quello di FIFA 16. La struttura è rimasta come quella dell'anno scorso, il PES dell'altro anno, mentre qualcosina è stata migliorata nei movimenti e nell'animazione. Potete vedere Pirlo papale, Pirlo fallo su Tevez, subito a parte. Chissà se riusciamo ad andare a fare una due in volta. Molto a possesso palla della Roma. Fallo su Morata. Come possiamo vedere, ci sono ancora questi fastidiosissimi pallini che indirizzano la palla. Tanto non le so battere comunque le munizioni, ma ci proviamo. Tentare una nuoce. Attenzione, Evra. Palla al centro, non arriva adesso. Riparte da loro. Pogba, il tiro! Non va. Tevez. Parata di De Santis. Calcio da loro per la Juve. Palla al centro. Sembra un po' più difficile 8 di FIFA. Sembra. I tiri però non mi piacciono. Però è piacevole giocare. Una partita così sembra piacevole farla. Mamma mia, Totti cosa ha inventato? Buffon, para. Parte Pogba. Il polpone. Si è fatto fregare Mister 100 milioni. Non se ne avrà. Vidal per Pogba. Non se ne è Pogba. Vede Tevez. Esce a tenere la palla. Lichtsteiner. Cosa fai? Parte sole basso. Sole va sulla fascia, Lichtsteiner va liscio, palla per Milan, Pjanic per l'angolan, la butta via. Così, come tanto posso domani, Buffon si ferma. Buffon, battuta corta. Palla del portiere, Lichtsteiner. Corre, vede Alvaro Morata, che inserimento, Morata, fermato da Manolas. E il primo tempo finisce qui senza occasione emozionante e andiamo alla ripresa. Subito, carichi di emozioni per vedere come andrà a finire.
Gervinho. Gervinho. Crossa di testa, mai visto. Pirlo. La fisica della palla è anche migliorata. Si sente anche la fisicità dei giocatori. Nel senso che quando hai tipo un Pogba o un Tevez, si sente la pesantezza fisica del giocatore. Anche se abbiamo Chiellini sulla pesantezza nasale. Attenzione a Vidal, finta a destra, finta a sinistra, passa indietro. Ah, ecco, possiamo far partire anche l'altro giocatore dove desideriamo. Cronologico. Vedete, bloccano, è molto difficile passare. Evra, per Pogba. Pogba il tiro a giro. Mamma mia, bei volti. Fatti bene, accuratamente. Pesante, sbatte. Attacca la Roma con Gervinho. Gervinho. Non va. No! Mamma mia, Buffon! Mamma mia, Buffon! Cosa ha parato? Non ci posso credere. La Roma mi sta schiacciando. Attenzione ancora, Totti, Totti, Totti! Buffon, presa sicura. Subito la butto in avanti. La Roma attacca, la Roma attacca. Ancora. La Juve si difende bene. Ancora la Roma. Ragazzi, ma è difficilissimo giocare. Non sono io che non so giocare, non ho già spiegazioni. Però Pogba sulla fascia si propone, para al centro. Marchisio, in rovesciata. Bellissima apertura. Bellissimo passaggio. Il pericolo numero uno è Gervinho. Guardate, Gervinho che cosa combina. Attenzione, ancora Gervinho, Gervinho, Gervinho. Scivolata di Chiellini, non batte, solo Gervinho, Gervinho, Totti, Buffon. Ancora una volta, arpione il pallone. E salva la Juve. Vidal, parte. Pogba. Vedete Tevez. Vedete Pogba, ruba palla, Pogba, Pogba, Pogba. Pogba vede Morata, Morata, Morata davanti alla Pogba. Dai! Quanto sei scarsone! La partita si avvicina al termine. Qui mi sa che non ci sono i supplementari rigori, eh. Andiamo a vedere. Vediamo un po'. No, qui non ci sono i rigori, quindi ragazzi vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, sia di vostro gradimento. Se volete posso portare un altro episodio di PES. E fatemi sapere voi, condividete, spolliciate, iscrivetevi, fate tutto ciò che volete, andiamo avanti questa pagina. Un saluto da Gemma Gamer, alla prossima, bella!